Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo oggi su Genshin Impact perché voglio portarvi un video un po' particolare. Mi è stato chiesto diverse volte in live sul sito Viola, ovviamente, come poter incrementare quelli che sono i danni che si possono effettuare all'interno di un team e come poter sfruttare al meglio i propri personaggi. Ebbene, oggi voglio parlarvi e darvi i miei personali consigli in base a quello che ovviamente ho imparato all'interno del gioco durante questi mesi di gameplay, e vorrei comunque condividere alcune mie idee, alcune mie considerazioni che sicuramente già molti avranno fatto in giro per il web, però messe, diciamo, in ordine dal mio punto di vista personale. Per quanto riguarda ovviamente questi piccoli consigli che voglio dare, non dico che siano essenziali e che siano corretti così come li affronterò io. Voglio mettere le mani avanti perché io ho sempre difeso i personaggi di Genshin Impact, ho sempre detto che tutti i personaggi possono fare tutto all'interno del gioco, però è anche vero che alcuni personaggi diciamo sono più bravi rispetto ad altri a rispettare determinate condizioni, e quindi mi sembra comunque doveroso fare delle piccole precisazioni, fare comunque dei piccoli aggiustamenti in base ovviamente a quello che si va a dire in giro, in base a quello che si scrive in giro, proprio perché secondo me è vero che tutti possono fare tutto, però bisogna anche saper mettere in campo un team per riuscire ad avere delle soddisfazioni, soprattutto i numeri, quelli grossi che piacciono a tutti da vedere sul nostro schermo. Fatta questa piccola premessa, voglio darvi quelli che sono per me 5 aiuti o comunque 5 consigli sia per chi magari è un neofita e sta iniziando a conoscere Genshin Impact, e sia per chi magari è un po' più avanti nel gameplay e quindi già un po' più esperto ma vuole comunque avere un'opinione diversa e magari, perché no, ampliare le sue conoscenze all'interno del gioco. Il mio primo consiglio fondamentalmente è quello di identificare identificare l'identità del proprio team. Quindi avere un team fisico, un team elementale, un team a rotazione o un team neutro. Sono diverse tipologie di team che personalmente parlando ho avuto modo di provare e ho avuto modo anche di sperimentare sia da solo, giocando per i fatti miei, e giocando anche delle volte in live. Per quanto riguarda il team fisico, ovviamente è un team che viene strutturato su un unico DPS fisico centralizzato, e poi tutto ciò che si andrà a costruire attorno sarà un supporto o comunque un ampliamento per quanto riguarda la potenza fisica del nostro DPS principale. Per quanto riguarda il team elementale, funziona più o meno come quello fisico, ma c'è la differenza che un team elementale riesce a funzionare bene con una coppia di personaggi che vengono strutturati in una maniera particolare, in modo tale da potersi sorreggere l'uno con l'altro, e poi dei supporti che consentiranno di aumentare i danni in generale. Un team a rotazione, che fondamentalmente funziona con uno spam continuo delle elemental skill, degli attacchi in generale, per guadagnare il maggior numero di orb e andare praticamente a rotazione continua per quanto riguarda elemental skill e burst di ogni singolo personaggio. Team che, soprattutto per quanto riguarda le Abyss o comunque per quanto riguarda la world map, reputo essere uno tra i più divertenti in assoluto da poter sfruttare all'interno del gioco. E poi un team neutro, che io definisco neutro perché non si appoggia fondamentalmente, o meglio dire, non per forza si appoggia a tutte le regole che vi andrò comunque ad illustrare piano piano, ma riesce in un qualche modo a essere indipendente, mantenendo comunque una sua identità e cercando nonostante tutto di fare una bella figura. Per quanto riguarda il secondo step, che ovviamente vi consiglio, è quello di scegliere un main DPS.
Per quanto riguarda tutti questi team che comunque vi andrò a identificare, a parte comunque il team a rotazione, che come vi ho detto prima funziona un po' a rotazione, proprio come dice il nome stesso, quindi saranno un susseguirsi di personaggi che attiveranno le loro elemental skill e le burst in continuazione per permettere queste reazioni elementali una dopo l'altra e fare il più danni possibile. Mentre invece per quanto riguarda il team fisico, il team elementale soprattutto, è sempre consigliato cercare di focalizzarsi su un personaggio per poi costruire tutto quanto il team attorno a quel personaggio. Terzo consiglio è scegliere i compagni di team giusti, perché se ovviamente dobbiamo scegliere un DPS principale che ci permetterà di essere il nostro toro da battaglia o comunque il nostro personaggio che viene tenuto in campo il più a lungo possibile, tutti quanti gli altri devono essere quei personaggi giusti che possono dare supporto e che soprattutto possono permettere al nostro main DPS di non crepare male, fondamentalmente. Quarto consiglio è quello di imparare una rotazione. Imparare una rotazione non è soltanto indicativo per il team appunto a rotazione, ma è indicativo per qualsiasi team, perché andando ad attivare delle reazioni elementali particolari potremo sfruttare dei bonus a posto di altri, e quindi di conseguenza avere una rotazione sul come attivare determinate reazioni o sul come sfruttare determinate reazioni all'interno di qualsiasi team penso che sia fondamentale. E infine, ultimo consiglio, quindi il quinto consiglio che voglio darvi, è quello di migliorare ovviamente armi, talenti e artefatti. Questo più che un consiglio è proprio una sorta di obbligo nei confronti dei giocatori, proprio perché comunque artefatti, armi e talenti migliorano sensibilmente il progresso e soprattutto migliorano fondamentalmente il nostro personaggio e giustamente permettono al nostro team di essere sempre più forte. Ma adesso che ho un attimo esposto quelli che sono i miei consigli, cerchiamo di metterli in atto in una maniera un po' più schematizzata, quindi cerchiamo di fare degli esempi pratici, perché è bello fare gli esempi così a caso, però giustamente ci vuole anche un po' di praticità all'interno di certi video. Partiamo dal primo, il primo team, quindi un team dove abbiamo la nostra struttura di un DPS fisico. Quindi quando abbiamo identificato il team e abbiamo deciso di utilizzare un team fisico, dobbiamo utilizzare un main DPS che possa soddisfare la nostra condizione. Sarebbe preferibile, o comunque preferibilmente, io consiglio di utilizzare un DPS con una spada a due mani. Solitamente quando utilizziamo un team fisico, i personaggi che per l'appunto possiedono spade a due mani sono più avvantaggiati, in quanto di base possiedono percentuali di danno più alte rispetto a chi ovviamente possiede spada a una mano, lancia e via dicendo. Quindi per quanto riguarda le spade a due mani hanno comunque un vantaggio iniziale che può essere più o meno considerevole in base al personaggio che stiamo utilizzando. Successivamente abbiamo bisogno di scegliere i compagni ideali. Come vi ho detto prima, una volta identificato il nostro main DPS, dobbiamo trovare dei compagni che possono in un qualche modo arricchire la nostra esperienza all'interno di questo team. Ovviamente la cosa che io consiglio di fare è quello di avere almeno un personaggio crio e un personaggio elettrico all'interno del team, proprio perché l'infusione, o per meglio dire la reazione elementale che si scatena tra il ghiaccio e l'elettrico, quindi tra il crio e l'elettro, produce una reazione elementale che si chiama superconduct, che ci permette di ridurre la difesa fisica del nostro avversario e quindi ci permette automaticamente di infliggere più danni fisici. E dato che noi stiamo utilizzando un team fisico, è assolutamente perfetto. Il vantaggio nella struttura di questo team consiste nell'avere un personaggio già elettrico o già crio che possa identificarsi nel main DPS, in modo tale da poter risparmiare uno slot per inserire magari un personaggio in più che possa farci piacere utilizzare all'interno di questo team. Infatti, a mio avviso, Razor reincarna fondamentalmente uno tra i migliori DPS, soprattutto free to play, per riuscire a costruire un decente, se non ottimale, team da DPS fisico.
Ci sono ovviamente delle eccezioni, io sto parlando di casi ipotetici, sto parlando comunque di un caso fondamentalmente strutturato per essere, tra virgolette, ideale, perfetto, mettiamola così, ma ci sono ovviamente tantissime eccezioni che possono essere utilizzate come main DPS. Abbiamo comunque personaggi altamente performanti che possono essere per esempio Xinyan, dato che lei comunque possiede una spada a due mani, tra l'altro a costellazione 2 diventa ancora più imponente, dato che aumenta il suo crit rate per quanto riguarda la finishing burst e ci consente di ottenere uno scudo di livello 3 che ci permette addirittura di effettuare più danni fisici. Quindi anche lei può essere pienamente performante. Una Xian Ling, che comunque nonostante tutto può effettivamente dire la sua anche all'interno di un team fisico. Zhong Li addirittura, specialmente dopo quello che sarà l'aggiornamento della 1.3, Zhong Li diventerà un ottimo DPS fisico, se non altro è anche il mio main DPS fisico in questo momento, per cui direi che va benissimo. Quindi ci sono diversi personaggi che ovviamente possono sfruttare la caratteristica di DPS fisico. Io parlo semplicemente di casi ideali, quindi sentitevi liberi di scegliere il vostro protagonista. Ovviamente per quanto riguarda un consiglio che posso darvi come main DPS per quanto riguarda questo tipo di team è ovviamente in prima posizione Razor, Keqing, Fischl, che potrebbe essere utilizzata anche come main DPS. Tra l'altro Fischl, a differenza di tanti altri personaggi, entra in sinergia anche con Chongyun, dato che Chongyun possiede la sua elemental skill un po' particolare, che comunque impedisce alla maggior parte dei personaggi di poter essere sfruttati come DPS fisici, ma nel caso di Fischl si può tranquillamente utilizzare Chongyun, in quanto i colpi dell'arco non vengono trasformati in attacchi di tipo crio con la elemental skill di Chongyun. E anche Keya può essere utilizzato tranquillamente come DPS fisico, ci sono tantissimi video in giro dove Keya, buildato nella maniera corretta, può tranquillamente dire la sua all'interno del gioco e tra l'altro è uno dei primi personaggi free to play che proprio ci viene regalato all'interno del gioco e quindi ci permette di poter sfruttare questa reazione elementale. Ovviamente ci tengo a precisare che chiunque può essere utilizzato come main DPS, vi ricordo che il mio main è Zhong Li, però ovviamente questi, essendo già comunque di elemento specifico per creare Superconduct, vi consentono comunque di risparmiare degli slot all'interno del team e magari utilizzare altri personaggi che vi fanno più piacere vedere all'interno del campo. Però comunque questi, la maggior parte, a parte Keqing, possibilmente sono tutti free to play o comunque si possono ottenere più facilmente rispetto ai personaggi 5 stelle e quindi per cominciare potrebbe essere comunque l'inizio di un ottimo team. Un altro consiglio che ovviamente do per la costruzione di un team del genere è sfruttare la risonanza elementale. Abbiamo diverse risonanze elementali che possiamo sfruttare all'interno del gioco e quelle che vi consiglio di sfruttare in questo caso di team DPS fisico sono le risonanze di tipo Pyro e le risonanze di tipo Geo, soprattutto dopo la 1.3 perché verrà migliorata ulteriormente. La risonanza di tipo Pyro ci consente di avere un 25% di attacco in più e l'effetto crio diminuito del 40% su noi stessi, mentre invece la risonanza di tipo Geo ci consente di poterci proteggere dagli scudi e aumentare i nostri danni prodotti del 15%. Quindi diciamo che sono due risonanze che ci consentono effettivamente di essere molto molto forti dal punto di vista offensivo. Come consigliati, ovviamente, le sinergie, o per meglio dire le risonanze più comuni che si possono utilizzare sono un DPS di tipo Pyro con Bennett. Bennett viene utilizzato in una grandissima fetta di giocatori nel proprio team, proprio non solo per la risonanza ma anche per il fatto che può essere utilizzato come healer. Quindi diciamo che Bennett più un DPS di tipo Pyro, come potrebbe essere addirittura Diluc, mettiamo un esempio completamente a caso, o una Xian Ling, come ne abbiamo parlato poco fa, una Xinyan,
come abbiamo detto poco fa, che possono comunque interpretare il ruolo di DPS, e poi Bennett come healer utilizzato all'interno del team proprio per dare anche la sinergia. O per esempio due personaggi geo, come potrebbero essere Zhongli insieme a Noel, Ning Wang, il Traveler, che comunque hanno la facoltà e la capacità per l'appunto di aumentare il loro danno quando vengono protetti dagli scudi. Inoltre, se un altro consiglio che vi do è, se non l'avete fatto o comunque non avete la possibilità di poterlo fare, inserite sempre qualcuno che sia avvantaggiato nei confronti degli scudi, perché capita tante volte all'interno della world map di incontrare comunque personaggi che ci possono in qualche modo infastidire per quanto riguarda la composizione del team avversario, quindi avversario con gli scudi che ci permettono, cioè che ci impediscono anzi di essere incisivi dal punto di vista di battaglia, e quindi avere qualcuno che sia efficace contro gli scudi è assolutamente consigliato. Questo ovviamente se non utilizzate come main DPS magari un personaggio di tipo Pyro. Infine, l'unico ovviamente consiglio che penso sia scontato è quello di inserire un healer. Inserire un healer è fondamentale ovviamente all'interno all'interno del nostro party, e quelli che a mio avviso reputo più idonei all'interno di questo team sono Bennett, Cici e Diona. Bennett perché ovviamente è Pyro e quindi ci consente di ottenere la sinergia, Cici perché è un healer di tipo ghiaccio e quindi ci permette di attivare il Super Conduct, e Diona per lo stesso motivo. Gli altri comunque possono essere utilizzati come DPS se proprio non abbiamo altro, però questi a mio avviso sono i migliori per quanto riguarda la composizione e la struttura di un team fisico. Per quanto riguarda gli altri team, io direi di vederci magari con un altro video. Sono anche curioso di vedere come viene in un qualche modo accettato o non accettato questo tipo di video, e in base ovviamente ai feedback che riceverò, magari tramite mi piace o tramite i commenti, vi preparerò comunque una seconda parte di questo video che andrà appunto a strutturarsi su quelli che sono i team elementali, i team a rotazione e i team neutri. Per il momento dico che possa essere tutto, anche perché abbiamo registrato un bel po'. Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se volete il continuo e quindi la mia, come dire, ideologia, o per meglio dire i miei consigli che posso darvi sui team elementali a rotazione o neutri. E detto questo, io per il momento vi saluto, spero di vedervi in un prossimo video oppure in una prossima live. Bye bye!